Ok ragazzi, ben ritrovati. Oggi parleremo di come utilizzare, di come aprire una traccia audio. Abbiamo visto nella scorsa puntata come aprire una traccia software. Oggi andremo a vedere appunto le tracce audio. Le tracce audio sono microfoni, chitarre, tastiere analogiche, come ad esempio questa JP8000, che viene collegata con un cavo jack alla scheda audio. Andiamo a vedere come registrare ad esempio un suono di questa tastiera. Allora, andremo qua a GarageBand, traccia. Nuova traccia, ecco, io ho collegato, vedete, questa è la mia scheda. Ah, una cosa molto importante, è importante prima selezionare la scheda audio collegata al nostro computer. Questo qui lo faremo attraverso il pannello di preferenze, poi c'è proprio una sezione dedicata del corso appunto a questa cosa qua, e andremo a selezionare, vedete, in questo ingresso il tipo. Io qui, questa è la mia scheda audio, vedete, con 18 ingressi. Io, ad esempio, ho collegato la tastiera JP8000 all'ingresso numero 18. Quindi, ingresso 18, se uno lo collega, ad esempio, all'ingresso 2 o 3 o 4, 1, quello che ha nella propria scheda audio, verrà connessa qua. L'importante è che il mio strumento è collegato con, e qui c'è il tipo di scheda, vedete, è importante che sia quindi connessa la scheda audio giusta al computer. Quindi, desidero sentire il mio strumento mentre suono il registro? Assolutamente sì, questa qui è da spuntare. Quindi traccia audio registra questa qua, ingresso 18, crea, e io qui ho creato una traccia audio. Andremo adesso, qui ho un suono, diciamo, andiamo a, ecco, questo è un suono ad esempio di questa tastiera. Vedete l'ingresso audio, qui è importante che sia, no, che non sfori il massimo, e vado a registrare, ad esempio. Ok, oppure posso cambiare un suono, utilizzare. Questa è una tastiera audio e quindi ha registrato. Doppio clic, andiamo a vedere, questo è il risultato di quello che abbiamo registrato. Ok, andiamo subito a dire che prima di registrare il pre-count è assolutamente molto importante. Il pre-count è la misura o il tempo che GarageBand si prende prima di registrare la traccia. Se ad esempio dobbiamo registrare una traccia a tempo, lui può, selezionando pre-count di una misura, contare una misura prima che venga registrata la traccia. Quindi registra, vedete, una battuta prima non registra e inizia poi a registrare. Ok, posso fare la stessa cosa ad esempio con un microfono. Io ad esempio qua ho un microfono, l'ho selezionato, l'ho collegato all'ingresso numero 17. Se io vado traccia, nuova traccia e seleziono l'ingresso 17 al quale io ho collegato questo microfono, ingresso 17, crea, vedete, adesso mi sente da qua. Quindi se io voglio registrare la mia voce, una battuta di pre-count, ecco che sta utilizzando. Ok, io qui ci posso cantare sopra meglio che adesso io, però non lo faccio. Pre-count, quindi una misura o due misure, quindi con due misure avrò un pre-count di due misure, vedete, inizia due battute prima. Una volta arrivata alla battuta 4, lui registra. Ecco, la differenza fra, e qui è fondamentale, la differenza fra Logic e GarageBand è che GarageBand non permette l'editing della traccia. Cioè, se voglio fare più di una ripresa, più di una, diciamo, di una canzone, più di una traccia vocale, più di una take, devo utilizzare Logic per montare tutte le sessioni, tutte le tracce insieme, fare il composite. Con GarageBand si può registrare solamente una traccia. Se voglio fare il composite, devo sempre creare una nuova traccia, sempre con le solite impostazioni che abbiamo visto prima, quindi ingresso 17, una nuova traccia, registrare di nuovo sopra. Andiamo adesso a mettere, ad esempio, senza pre-count. Ok, io adesso registro sempre qua e poi non faccio altro che andare a tagliare, a selezionare o questa traccia o quest'altra traccia. È un po' più complessa la questione su GarageBand per quanto riguarda proprio l'editing delle regioni. Però detto questo, questa è la possibilità di registrare tracce audio, quindi da strumenti esterni come può essere un basso vero, una chitarra vera, una voce, una tastiera analogica, quello che può essere insomma una sorgente audio e non MIDI come abbiamo detto prima, quindi attraverso la registrazione di una traccia software e l'utilizzo del Sound Library. Andiamo avanti con la prossima puntata. Grazie.